Giovanni Scifoni, artista, adesso anche testimonial per l'incontro mondiale delle famiglie. Ti aspettavi mai una cosa del genere? No, no, sono stato catapultato in questa esperienza senza sapere nulla. Infatti non so niente di quello che dovremmo fare, non so neanche cosa dovrò fare io se non portare la mia testimonianza, la mia esperienza di padre, marito, con Elisabetta, mia moglie. E quindi racconteremo con la nostra miseria, con la nostra piccolezza, quello che è stato per noi essere famiglia e lo è tuttora. E non vediamo l'ora di sapere che cosa ci aspetterà, che cosa. Chi incontreremo, quale narrazione verrà fuori da questo incontro? Siamo molto fiduciosi e curiosi. È difficile oggi essere una famiglia cristiano-cattolica? Beh, diciamo che è difficile essere una famiglia in assoluto. È difficile essere cristiani, cattolici, essere difficile perché, ma perché? Perché è difficile stare nel mondo, perché il mondo è un luogo che rigetta molto. L'idea di qualcosa che duri per sempre. Quindi l'idea di un matrimonio che dura fino alla morte è completamente contraria al modello capitalista in cui viviamo, della cultura dello scarto, come ha detto bene Papa Francesco nella Laudato Si', anche nell'Amoris Laetitia. E quindi vincere questa naturale propensione al continuo cambiamento e alla continua crescita, anche l'economia, no? Ci dice che tutto deve crescere, tutto deve modificarsi. Allora, come fare una famiglia all'interno di questa idea? È complicatissimo perché tutto si basa sui propri sentimenti, sulle proprie volubilità. E quindi devi combattere molto e devi essere molto aiutato. Roma si prepara a ospitare il 10° incontro mondiale delle famiglie, un incontro che si svolgerà in presenza e non. Sì. Per Cosa si aspetta da questo incontro per la città di Roma? la città di Roma mi attendo che sia un'occasione per approfondire la bellezza dell'essere famiglia, la bellezza della vocazione familiare. Quindi anche le catechesi che saranno offerte sono una ricchezza per il cammino diocesano, per l'approfondimento di questa bellissima vocazione, vocazione alla famiglia.